Sono in ritardo, non so. Compagni, per la voce. E allora vediamo un attimo di recuperare il tempo perso, anche perché pensiamo di lasciare più spazio possibile al dibattito, agli interventi previsti. Gli interventi previsti sono quelli che riguardano la Romandia, la decisione di Antonio Ferrari, dei meccanici della Cuba, che non è potuto intervenire perché doveva presenziare un congresso. La CUP sta facendo i lavori congressuali in previsione del congresso nazionale che sarà a fine giugno, quindi ci sono i diversi congressi di categoria. Oggi c'era il congresso della CUP Trasporti e quindi ha dovuto presenziare lì. Comunque ci manda i saluti e sarà presente in altre iniziative. Gli interventi previsti sono quindi quattro: sarà l'intervento di Massimo Betti, del coordinamento nazionale di SGB, Paolo Unzi di LFCA, De Pasquale dei delegato del Sud dei Ferrovieri e di Ugo, ma gioca in casa, quindi abbiamo subito gli interventi, lo spazio più o meno un quarto d'ora all'uno, così di modo appunto di lasciare più spazio possibile agli interventi.